avec moi, madame, mademoiselle. E mi trovo qui oggi a fare un video che non mi sarei mai aspettato di fare così presto, perché... perché il gioco è uscito troppo presto. E non parlo della pick-up pirata che tutti con Android sono riusciti a giocare. Inaudito. Ma è uscito troppo presto lo stesso. Io pensavo... E dopo questa schermata, afferrate un sacchetto di Pokéball, due parole veloci con il professore di turno e via per le strade di Sassari, Ariano Irpino, Mattinata, Pugno Chiuso, Ostia, Porto San Giorgio, Porto San Pancrazio. Lo so che detto così sembra anche figo, però la verità su Pokémon Go attualmente è che è un'esperienza un po' scoraggiante. Il bello a vaffancane. Il bello dei Pokémon è che tu ti fai la tua squadretta, hai questo senso di coesione, hai questo senso di PvP, tu hai i tuoi cuccioli da poter ammaestrare e portarti nel corso della tua avventura, pochi ma buoni magari, anzi è proprio quello il discorso, pochi ma buoni. Cosa che non avviene in questo gioco. Questo gioco non c'entra quasi nulla con l'esperienza normale di Pokémon. E quando parliamo di Pokémon Go parliamo dell'ultima killer application di Nintendo. E si tratterà di ultima se il gioco resta così. Cioè, mi spiego meglio. Nintendo con questa app ha fatto un ingresso un po'... E senza contare che questa app è fra le più stancanti che io abbia mai visto, perché dovete proprio fisicamente camminare in giro per la città o per il vostro paese. Solitamente l'attacco nebbia si usa per fuggire. Questa è la prima volta che si usa per fuggire. E non c'è modo di barare senza il root sul cellulare, no? Non c'è proprio modo. E senza contare che la app drena la batteria del cellulare, la soffoca, la... 40 minuti dura il cellulare a carico, è veramente un succhia batteria, perché ogni volta GPS connessione di. Il Pokédex di Ash non era mica così tecnologico nel 96, no, capiamoci. Pokémon Go doveva portare solo spensieratezza e tanto divertimento, e invece ha portato ben due cose. La prima sono gli infiniti meme su Facebook che adesso vediamo quando cesseranno. E mi metto dentro anch'io dal momento che ne sto pubblicando a sé sulla mia pagina. E la seconda cosa sono infiniti video di youtuber che, pur di cavalcare l'onda iniziale di Pokémon Go con il titolo scritto sopra il video e fare le prime views, quelle buone, quelle del day one, Pokémon Go. Adesso ho preso il cappellino e il mio cellulare e si parte per la grande avventura. Oh, un Caterpie, il mio Pokémon preferito. Vai, no, 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 signora, resta lì, non sto parlando con lei. Oh, oh, l'ho preso. Ah, ho finito le sfere, sono il mio primo punto di interesse. Bene, adesso... Oh! Che cazzata! Youtuber palesemente ipoemozionati ed ipoesaltati. Ma se non ci credete neanche voi, è un lavoro per voi, non vi state divertendo? E non faccio nomi perché ci tengo alla mia finta amicizia con queste persone. E questa cosa la so perché il gioco sostanzialmente non è così divertente. Quindi che cazzo vi divertite a fare? Ma che cazzo prendete in giro i vostri utenti? Io ti amo, Graziella. Non posso stare in giro. Ma ci pensa vostro zio Geggio, perché io con questo video non voglio farvi il classico video del me, ma voglio farvi un video utile per chi vuole giocare veramente a Pokémon Go. Perché tutto sommato nel profondo, e comunque solo una release iniziale migliorerà, spero, di un bordello, il gioco migliorerà e ci divertiremo veramente, e non per fare like. Cos'è? Dopo una premessa del genere voi pensate che io non sia fan dei Pokémon? Cioè, la mia cameretta là ci sono tutti i giochi. Qui c'è Charizard, qui ci sono Pokémon everywhere. Insomma, per me l'app per ora è solo un po' acerba. Io con questo video voglio darvi 10 consigli per partire in tromba con la nuova avventura di Pokémon tascabile. Che passa, gli altri pagano, il pagante lì stavamo, la bel vedere al tavolo, poi
porco due, gioco mangi così tanta batteria, che ovviamente voi siete sempre lì che guardate, quindi fotocamera attiva, GPS attivo, Pokémon da prendere, insomma, drena la batteria, ve la somatizza. Però c'è un trucchetto: voi andate sulle impostazioni del gioco e attivate appunto battery shave. Questo permetterà di spegnere lo schermo e quando ci sarà un Pokémon nelle vicinanze o vi vibrerà il cellulare o vi manderà un segnale acustico tramite le cuffie che voi girate per strada con le vostre cuffiette, appena c'è un Pokémon lo tirate fuori, in modo da ridurre così. Quindi il primo trick che vi do per non rimanere a secco davanti ad un Latras è proprio questo. Adesso che finalmente anch'io ho 10 anni, parto per la grande avventura a sfidare le persone nel mondo! No, purtroppo non potrete sfidare proprio nessuno, perché quanto sarebbe figo che voi trovate un amico per strada e tramite Bluetooth, infrarossi o quello che è, Gennaro Bullo vuole sfidare, e prendere delle pacche da dei bambini sulla metro, lo so, però per ora questo non si può fare. L'unico scontro che potete fare, quindi l'unica cosa che si avvicina lontanamente ad uno scontro, è quella con i capi palestra. Voi conquisterete una palestra che può essere il Colosseo di Roma o altri punti di interesse, e quando vincete quello standard della palestra del gioco, mettete la vostra squadra Pokémon a difesa di quella palestra. Quando passerà qualcuno dovrà battervi quei Pokémon e quindi diventerà capo lui. Se non ve li batte, i vostri Pokémon vanno su di livello, cioè, capito? Quindi voi combattete ma indirettamente, non ci sono lotte dirette, il PvP. Sicuramente raggiungeranno, vi ripeto, l'ape acerba, perché siamo solo agli inizi. A caccia di Pokémon in mezzo alla savana. Questa è, questa è l'ambientazione perfetta per la cattura del Pokémon, perché abbiamo sia la ruralità delle pannocchie, perché la pannocchia si sa che potrebbe darci qualche Pokémon, e abbiamo anche l'acqua, per un eventuale Golding, un eventuale Psyduck. Continuiamo con Curiti, come vedete non sto ancora beccando niente. Ancora una volta Nintendo mi fa no, ma quale incazzare, onestissimi, il gioco ha sì dei soldi veri, perché se voi andate nella sezione di comprare le cose c'è lo shop con soldoni veri, ma queste transazioni sono arbitrarie perché il gioco è un free to play, quindi non vi chiede soldi, trovate le Pokéball, trovate tutto giocando. Quindi gli unici soldi che, se magari voleste mai spendere, sono per comprare Pokéball di livello superiore, degli oggetti tipo rivitalizzante, quelle robe lì, ma le trovate in giro nei punti di interesse. Quindi brava Nintendo che anche stavolta si è rivelata onesta e non succhia soldi come il resto delle app. Dite che il terreno è sconnesso, potrebbe dare luce ad un Sandshrew, Sandshred e Sand Slash. Quasi quasi andrei anche dentro le pannocchie. Ovviamente Cocoriti non fatelo con pannocchie altrui, cosa che sto facendo io. Niente, niente neanche qui ragazzi, non c'è niente. Pannocchiaggine. Avete presente questa linguetta, questa striscietta che c'è in basso a destra? Ecco, lì appariranno delle piccole ormettine che non sono il grado di popolarità del Pokémon come tanti pensano, ma sono la distanza di esso. Cioè un'orma magari 100 metri, due orme 200, tre 300. Quindi meno orme avete, più si sta avvicinando il Pokémon. A dire il vero, io come tanti avremmo apprezzato tantissimo che per catturare tipo un Onix mi dovessi recare dentro ad una grotta, oppure per catturare un Zapdos dentro ad una centrale elettrica abbandonata. Per carità, sarebbe stato figo, però non funziona proprio così, perché dobbiamo dare modo, anzi devono, mica lo programmo io. Devono dare modo a tutti di avere Pokémon e di divertirsi con un'esperienza più globale e cristallina possibile. Cioè non è che a Londra sul Big Bang trovate Arceus, no, praticamente i Pokémon sono in base al vostro livello. Quindi all'inizio avete Rattata, Pidgey, Pidgey, tutti quelli lì merdosi, Caterpie, Weedle, tutte quelle merdine lì. Andando su di livello ne trovate sempre dei migliori. Anch'io subito pensavo che fosse come su Animal Crossing, che in base alla stagione e all'orario trovassimo Pokémon diversi. Dopo chiaro che il gioco tiene conto che se siete vicino ad uno stagno o al mare trovate quelli d'acqua, che poi cosa cambia anche se trovate un leggendario appena aperto il gioco? Oh mio Dio! Non vi cambia niente.
I Pokestop, cioè i punti di interesse. Avete notato che se ci vivete o ci lavorate vicino, il Pokestop da blu diventa viola. Voi prendete le cose che vi dà ogni giorno, le Pokeball, i punti esperienza, ma se voi aspettate tipo un quarto d'ora, 20 minuti, cioè pochissimo, il Pokestop si resetterà e vi ridarà ancora le Pokeball, i rivitalizzanti, tutte le cose e i punti esperienza giornalieri. Ovviamente questo trucchetto lo fate finché la Niantic non se ne accorge e non fixa il problema, perché secondo me è una specie di bug o accorgimento, perché non è possibile che ogni 20 minuti io abbia sempre roba. Comunque vabbè, dai. Ricordiamo essere Pokémon Go un gioco molto importante per la nostra ludicità, perché per due motivi fattoriali. Primo, mi ha fatto uscire dalla mia cameretta e guardatemi dove sono. E che cazzo. Secondo, ci ha fatto capire che non tutti i ragazzi hanno le stesse possibilità, perché noi siamo in aperta campagna e non c'è niente, non c'è neanche uno smigol, uno Un Weedle. Essendo lì, devo fare l'analisi della tettonica zolle, delle placche per provare. Nell'albero, ho guardato nell'albero. Adesso guardo nell'albero. Un topo. Ha ragione anche il camera, ma... Adesso. Ragazzi, sappiate che vi ho voluto bene. Ho visto un nido di PJ. Di Sparrow. Vediamo se fa sempre soglia per me. Caldo de sora, ragazzi, caldo per terra, caldo in mano, perché questo sta scaldando una roba spaventosa. L'evoluzione dei Pokémon funziona non combattendo, perché abbiamo visto che qua si combatte ben poco, molto molto poco. Cioè, l'ho ucciso in un colpo suo, allora. Questo gioco dovrebbero chiamarlo Pokémon Gonna Catch Em All più che Go, perché è più un catturare che non usare per adesso. Insomma, per far evolvere i Pokémon dovrete catturare tante volte lo stesso Pokémon. E sti cazzi. E il doppione mandarlo al professore iniziale, di cui non ricordo il nome, sempre se ce l'ha detto. Lui vi darà in cambio una caramella, cioè tipo la caramella Bulbasaur, la caramella Pidgey. Ogni Pokémon ha la sua caramella chiamata proprio così. E con tot caramelle, ogni Pokémon varia, voi potrete evolverlo. Chi ha tre evoluzioni ho visto che richiede poche caramelle. Invece chi ne ha solo una richiede tante, perché è la evoluzione finale. Per far schiudere le uova, come avrete già notato, c'è scritto il numero dei chilometri. Però occhio che non potete né farlo in autobus, né farlo in auto, né farlo in aereo, perché non conterà le velocità superiori ai 20 km. Quindi in bici sì, sullo skateboard, sul monopattino, a piedi ovviamente, e potrete far schiudere l'uovo. Occhio che se voi andate in macchina o fate riprese troppo brusche in motorino, succede che l'uovo si rompe, perché l'uovo è dentro l'incubatrice che vi danno all'inizio e quindi si crepa e buttate via l'uovetto. Le uova sono delicate, eh? Soldi parte seconda. Visto che il gioco è appena uscito, anche se ci sono già una valanga di download e ce li hanno tutti, però ci sono ancora tantissime palestre che sono ancora incustodite. Ecco, per fare soldi voi diventate capi palestra di un massimo di 10 palestre e ogni giorno vi verrà un bonus giornaliero di un casino di soldi, quindi voi potrete arricchirvi senza fare poco o niente. Questo ve lo dico adesso, perché fra un po' arriveranno a reclamare la palestra bimbetti di 8-10 anni. E quindi poi sarà dura avere una palestra. L'unica cosa che non ho capito, scrivetemela nei commenti, è che se io sono capo palestra e mi battono i Pokémon, che fine fanno i miei Pokémon? Se li prende quello là, morti, non li trovo più, cosa succede? Scrivetemelo nei commenti. Anche qui mi sembra che molti non abbiano chiaro. Insomma, il cerchietto che vedete quando lo catturate, se è verde è più facile, se è arancio è un po' meno facile, se è rosso è difficile, chiaro. Più il cerchietto è piccolo e più avete possibilità di catturarlo, perché significa che siete più vicini, più mirati, più centrati, che c'è più precisione e quindi dovete fare quello. Comunque basta solo capire come lanciare le Pokéball, tappettare sullo schermo, perché c'è un piccolo bug anche qui. E continuate a tappettittare al centro e lo prendete quasi subito, anche perché spesso non vanno fuori dalle sfere. Se proprio non riuscite a catturare qualche Pokémon potente perché siete ad un livello alto, aiutatevi con degli oggetti. C'è pieno di oggetti che aiuta la cattura. Aiutatevi così e dovreste farcela, dai, subito. In definitiva, che dire di questo Pokémon Go? Partiamo un po' così così con i piedi di piombo, però il gioco ha tantissime possibilità. Poi è chiaro che tutti volevamo combattere per strada, anche perché quanto sarebbe figo conoscere nuove persone solo per Pokémon Go. Passate vicino a uno, vi vibra, lui vede, dice cacchio, giochiamo. Cioè, quanto è figo, sarebbe veramente gigalattico conoscere ragazzette anche bonazze, e quindi Pokémon avrebbe un'utilità molto sociale.
Altra cosa che non mando giù per ora sono i combattimenti. Voi dovete solo catturare il Pokémon senza combatterlo. E questa cosa è un po' un oltraggio al nome che porta. Cioè in genere il Pokémon devo combatterlo, indebolirlo e poi lo catturo. Invece li catturi e va. Quindi sono tutte cose, quindi il Pokémon è acerbo per adesso, però secondo me diventerà una delle app mondiali più, beh, scaricatelo e già. Mego io. Però più fighe del mondo. Quando il Pokémon diventerà perfetto con quasi tutto dentro o tutto, allora sarà l'app più scaricata del mondo. E finalmente, finalmente, non sentiremo più parlare di Clash of Clans, Clash Royale. Basta Supercell, avete rotto le Attenzione, è entrato un disturbo, l'output è sospeso. Adesso è ora di Nintendo e chissà che magari non lo supportino anche con la futura NX. Cazzo, ma che... Sulle balle di pieno d'ubriaco perché... Ah! Ah, yeah. Zombie sniper. Zombie sniper! Oh, zombie sniper! Questo... Dovrebbe, guardate dove sono, questo dovrebbe essere lo speciale 300 mini iscritti. Campagna aperta, guardate. Oh. Cioè, e poi non ditemi che io non ci ho provato, guardate. Eccoci qui con Corretti in macchina, adesso ci proviamo in macchina. Lo so, stiamo barando un po', però avete visto che io ce l'ho messa tutta, l'ho trovato. Niente. No, devo dire che mi è scappato, ho trovato niente. E adesso proviamo in macchina andando piano perché c'è il limite dei 20, dei 30, ma no, puoi andare, ho visto che... Che puoi anche fregarlo un po'. Adesso Lumino sta camminando, infatti. Il nostro avatar sta camminando, però qui non vedo impronte, non vedo niente. Strano però, ragazzi, qui siamo in aperta, cioè strano, siamo in aperta campagna, strano. C'è niente di strano. Zero spaccato. Stiamo facendo i 100 e passa. Qui Lumino cammina e basta. Cioè sta coprendo distanze che a piedi, non so. Questo video termina qui con Corretti, vi ricordo di iscrivervi al canale per vedere tutto quello che farò, pollice su se vi è piaciuto il video o vi è rimasto utile, vi è risultato utile, iscrivetevi alla mia pagina Facebook per vedere tutte le cazzate che faccio e al mio profilo Instagram per farvi una tazzuriella di cazzi miei, insomma altri video su Pokémon Go li faremo, insomma vedremo come si evolve questa faccenda. E adesso passiamo ai saluti del video, 5 persone che hanno viaggiato nel tempo. Salutiamo Gianluca Mele, Davide Della Vecchia, ProGamer 2.0, Raffaele Peppe, Giacomo Protti, Mattia Loso, Gary Craxi, Giuseppe Capadonna, Fire Channel 02, Filippo Pernigo, Iaco, Claudio Aquila, Federico Pagliarani, Riccardo Iannaco, Andrea Mariani, Universal Player, Wissam Yafat. Per essere salutati dovete essere gli ultimi commenti del video, quindi commentate per ultimi e io leggerò gli ultimi 10-15. Oclaom, e il prossimo. Oclaom, e il prossimo. Oclaom, e il prossimo. Ciao.